Eccoci, buonasera a tutti, benvenuti a questa anteprima nazionale online di questo fantastico romanzo Youthless, Fiori di strada. Ho il piacere e l'onore di essere in compagnia di Patrizia Rinaldi, Massimo Torre, Massimo Carlotto e Pasquale Ruiu. Buonasera a voi e benvenuti. Ciao, Ciao. Ciao a buonasera. Ciao. tutti. Il libro è pubblicato da HarperCollins e sarà in tutte le librerie da domani 25 ottobre, quindi non lasciatevelo scappare assolutamente. Allora, partiamo proprio da questa scrittura a 10 mani insieme ad Alessandra Acciai, che è l'unica non presente questa sera. Ed è la prima volta, ne parlavo anche fuori onda, ve l'ho chiesto anche nella mia intervista che è stata pubblicata oggi sul mio blog, che è la prima volta che mi capita di leggere un libro scritto a 10 mani dove no, intanto non sia un'antologia di racconti. Intanto c'è un'unica voce per questo romanzo dove non si distingue. Dove finisce la scrittura di uno e dove comincia la scrittura di un altro? E quindi vi chiedo intanto, come siete riusciti a realizzarlo e soprattutto come è nata l'idea? Decidete Ah. voi chi rispondere. Torre Massimo pronto. Carlotto. Massimo Carlotto, vai Torre Massimo. pronto. Allora, in realtà Rispondo. l'idea. No, Vai, ecco. vai, 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 Mando voi. vai, vai. Tanto è uguale, chi risponde, risponde, sappiamo tutto. Bravi, siete preparati. Con la goccia. Vai, vai. Vai, Allora, Massimo. no, stavo dicendo che questo romanzo io sono veramente felice di averlo scritto con i miei soci perché ho potuto lavorare con dei grandissimi professionisti e credo che questo risultato co così bello dal punto di vista, come quello che dicevi, che c'è un sesto scrittore che va oltre tutti noi, è proprio questo. I grandi professionisti che si mettono a lavorare. Devo dire che da questo punto di vista è stato anche, secondo me, dal punto di vista anche umano, perché non è facile mettere insieme un gruppo di scrittori dove qui, per esempio, ci sono quattro prime donne. Voglio dire, no, fate gli scherzi, è stato bello anche da questo punto di vista. No, l'idea è stata quella di scrivere un romanzo che parlasse appunto di giovani in fuga, perché è un fenomeno europeo molto, molto forte di cui non parla nessuno, però frugando nella professionalità, nell'immaginazione, nella creatività di un gruppo di autori. È stata una scommessa grossa da questo punto di vista. Ma devo dire che il risultato è stato ottimo, nel senso dal mio punto di vista, dal punto di vista di lettrice, devo dire che si sente questa sinergia tra scrittori, che non è semplice, cioè non è semplice a quattro mani, figuriamoci a 10. Quindi io veramente devo rinnovo i miei complimenti per questo risultato. No, no, ma in realtà uno, siccome se lo sente domandare ultimamente, poi ci riflette e dice: in effetti è vero, non era così facile che dovesse andare tutto così bene. No, sul serio, invece devo dire, io anche ci ho riflettuto, noi siamo stati talmente, diciamo, in sintonia, pur avendo ognuno la propria assoluta personalità, con una, diciamo, manifestazioni molto alte a parte me, però è incredibile come abbiamo lavorato come fossimo un solo scrittore per certi versi, anche dovendo affrontare ovviamente un lavoro molto impegnativo, perché è stato impegnativo nel senso che, ma è stato anche molto gratificante perché è stato un bel viaggio che abbiamo fatto insieme a queste sei ragazze. Con tutte le difficoltà di questo viaggio, però siamo entrati in perfetta sintonia tra di noi e con loro.
E allora parliamo di queste ragazze che vorrei nominare. Ci sono Claudia e Anna, due sorelle gemelle, Domitilla, Rashida, Lea e Teresa. Tutte e sei con una voglia di riscatto che per istinto di sopravvivenza si trovano ad agire come mai si sarebbero aspettate. E intanto vi chiedo, perché la scelta di creare personaggi tutti al femminile? Questo, dai, partiamo da Patrizia. Prima di risponderti devo fare una cosa che abbiamo fatto a tutti gli incontri che abbiamo avuto online, no? Io dicevo sempre, questo romanzo è bellissimo, e quindi comincio, e lo posso dire senza essere proprio sgradevole, perché davvero il sentimento è quello di qualcosa che ti appartiene, ma anche che non ti appartiene completamente. Sei tu e altro da te. Questo è stato per me un insegnamento gigantesco, perché appunto la collettività, no? Lavorare insieme, lavorare in collettività, smussa gli angoli quando riesce, anche le proprie fissazioni, insomma, i propri oblii. Quindi lo dovevo dire, perché l'ho detto ogni volta che ci siamo visti, lo devo dire anche oggi. Allora, queste perché ragazze? Ma perché si smentiscono tanti luoghi comuni in questo romanzo, ovviamente senza retorica, senza scendere in alcun tipo di didattica. C'è una fragilità che diventa forza, appunto come è stata la nostra forza di scrivere insieme. C'è la forza della collettività, la forza di fare gruppo, cioè le solitudini che si incontrano e diventano altro. E quindi questo era caratterizzato proprio dalla necessità femminile nel dimostrare queste sono tutte personalità molto differenti, quindi non ci sta nessuno, non ci sono spunti eroici. Però c'è il processo di formazione che riguarda moltissimo la complessità del femminile. E vorrei fare i complimenti ai ragazzi qui presenti, perché è difficile partecipare con una totalità così bella a un divenire femminile senza cadere nella gabbia delle solite circostanze. Quindi perciò, insomma, ci è venuto naturale. Cioè, sono tutte donne che sono tutte ragazze, perché sono tutte minorenni, che sole, tranne le due sorelle, Anna e Claudia, che sono, insomma, che sono insieme naturalmente nella fuga, e che si incontrano e diventano. Volete aggiungere qualcosa? Massimo? Non è stato facile lavorare appunto con delle protagoniste donne, in questo senso appunto Patrizia ci ha dato una grossa mano, che l'anima, diciamo, insieme a Alessandra Ciai, l'anima femminile del gruppo, ma è proprio quel volere accompagnare, quel un po' innamorarsi di questi personaggi, e quindi ci cammini accanto, vedi, loro ti guidano in qualche modo, vedi cosa fanno, come lo fanno, e quindi in questo senso è stato facile e difficile insieme, non saprei dire, però alla fine siamo arrivati al risultato. Sì, concordo pienamente, nel senso che queste ragazze a un certo punto sono veramente esistite, ed esistendo hanno praticamente ci hanno aiutato a seguirle nella maniera più coerente possibile. Sono sicuro che ognuno di noi ce li ha dentro praticamente ormai, come fossero delle persone conosciute, nel senso, potremmo andare a trovarle, potremmo immaginare in che situazione si trovino e anche le reazioni che potrebbero avere riguardo a quello che potremmo chiedere loro in certi momenti. Quindi sì, è stato chiaramente la presenza femminile di Patrizia e Alessandra è stata importante da questo punto di vista, e poi dopo ci siamo trasformati tutti al femminile sostanzialmente. Intanto volevo ringraziare tutti quelli che si sono collegati, siete già tanti, approfitto per rispondere a Fabio Pagliarini, che saluto, ma se sono quattro scrittori perché sono 10 mani, perché ne manca una? Due. Una scrittrice. Esatto. E due mani. E due mani, esatto. E
Un bellissimo passaggio che vorrei riportare dice: ognuna orfana pur non essendolo, orfana di qualunque sicurezza della serenità, degli affetti minimamente dovuti, della gioventù, del futuro. Sarà un caso, ma negli ultimi tempi mi sembra che una tematica molto frequente nei romanzi sia proprio l'adolescenza. È una fascia di età in cui da un lato sembra cercare di aprirsi un varco nella società, ma dall'altra parte sembra che la società non la voglia considerare. È un po' come se fosse una terra di mezzo che non può esprimersi. Ma è un passaggio obbligato questo? Per quanto mi riguarda, il fatto di riferirsi all'adolescenza che è costretta a fare i conti con un mondo minaccioso mi sembra di una enorme attualità, nel senso che in questo momento noi siamo in un mondo minaccioso e potenzialmente solamente chi si sta costituendo un'identità in questo momento forse può trovare gli strumenti per affrontarlo e non dico cambiarlo, ma comunque decodificarlo nella maniera giusta, secondo me. Quindi diciamo, e per quanto mi riguarda, il mio pensiero che anche in questo caso è, diciamo, la natura femminile quella che ha più potere di arrivare a questo genere di risultato, perché c'è un'evoluzione in tal senso che nelle cose che si vede e che è come se tutto da questo punto di vista stesse cambiando. È un po', diciamo, una responsabilità in qualche modo che in questo momento cade più sulle spalle del genere femminile, visto che il genere maschile ha fatto qualche danno, diciamo. Massimo, Carlotto, vuoi dire? Ma i giovani di oggi saranno gli adulti di domani che dovranno risolvere problemi enormi. Penso per esempio all'ambiente, che hanno sulle spalle responsabilità senza esserne perfettamente coscienti in questo momento, però dal punto di vista storico noto che questo periodo è un periodo che non ama affatto i giovani. In genere i giovani non sono stati mai amati, ma in questo mondo di vecchi devo dire che i giovani sono particolarmente in difficoltà. Sono in difficoltà un po' come i nostri personaggi. Diceva bene Massimo Torre sulla questione del peso sulle spalle del mondo femminile oggi, dove per esempio, secondo me, anche sul piano dei diritti c'è un attacco insensato al mondo femminile. E queste ragazze in qualche modo oggi riportano nel romanzo tutta una serie di tematiche anche legate alla famiglia. Se penso a qualche titolo del passato, mi viene in mente Il giovane Holden, Oliver Twist, Tom Sawyer, Piccole donne. Comunque parliamo ovviamente di epoche diverse, con romanzi, insomma, anche quelli molto incentrati su una certa fascia di età. È cambiato il modo di raccontare le storie o è cambiato il modo di parlare dell'adolescenza, secondo voi? Ma possono cambiare gli strumenti narrativi, i contesti, però ci sono degli archetipi che restano, tra questi appunto il rapporto con il futuro. Quello è è il modo, cioè, diciamolo, insomma, la struttura della personalità si forma in un breve periodo, tutto il resto è copia, copia, trasgressione rispetto a quello che si è appreso, oppure adeguamento. Quindi questi archetipi, questi sentimenti così forti, ecco, parlare di adolescenti, parlare di ragazze, e andare a svegliare quei sentimenti forti che sono anche nostri quando li ripercorriamo. E hai citato, insomma, dei libri bellissimi, no? Dei romanzi bellissimi, e ci metto anche Romain Gary, insomma, tutte le persone, Nick Corby, sono le mie fissazioni,
e Stevenson, sono tutti periodi storici differenti. Però nello stesso tempo le costanti sono le difficoltà della costruzione di sé e del mondo, come dicevano prima i massimi. Quindi è quello che fa paura ed è quello che è sempre più attuale. Cioè il futuro sta scomparendo. E se noi partecipiamo a questo travaglio collettivo, forse partecipiamo, dovremmo partecipare con un animo adolescente. È vero. Assolutamente sì. Concordo. Allora, Massimo Torre, a un certo... sì, dite se volete aggiungere qualcosa, intrufolatevi quando volete. No, ma è vero che praticamente stiamo vivendo un'epoca che già si trascina da un po', che in qualche modo sembra negare il futuro, anzi lo nega. Non che sia mancato nel passato, in tutte le epoche, una minaccia per la sopravvivenza degli esseri umani, ma forse questa è la prima volta che la minaccia riguarda proprio la nostra sparizione, nel senso assoluto. Cioè nel senso che ci rischiamo di non avere più un'aria per respirare, l'acqua da bere, cioè è la prima volta che almeno credo l'umanità avverta questo serio rischio, eppure ha attraversato la peste, ha attraversato guerre terrificanti, però in fondo nessuno ha pensato che il pianeta potesse finire, invece adesso è così. È un periodo senza, dove i punti di riferimento stanno svanendo, ci sono, bisogna costruirne degli altri, crearne degli altri, così come i punti di riferimento degli adolescenti sono labili, se li stanno ancora costruendo, quindi il mondo intorno a loro non ha punti di riferimento, loro non hanno punti di riferimento, le nostre ragazze possono solo scappare in questo momento e cercare faticosamente di ricostruirsi una strada. E quello è stato un po' la molla, l'idea alla base del romanzo, appunto questa fuga, che è anche una fuga da se stessi, un ritrovare se stessi attraverso questa strada e attraverso il gruppo. Infatti è una fuga, come voi stessi poi raccontate, dal nord al sud, ma che è una fuga dal proprio passato per cercare in qualche modo di raggiungere un futuro sicuramente migliore rispetto a quello che loro hanno vissuto fino a quel momento. Cioè hanno tutti dei passati molto, molto pesanti, molto gravi, che si portano dietro. Ma una cosa che mi chiedo comunque, quando alla fine anche noi siamo stati adolescenti, quindi avevamo una visione di futuro incerta noi stessi e aspettavamo che gli adulti in qualche modo ci consegnassero, a nostra volta ci consegnassero un futuro roseo. Siamo noi diventati adulti che non abbiamo consegnato un bel futuro a questi giovani? O, voglio dire, l'incertezza è sempre stata insita nell'età stessa dell'adolescenza? Cioè, credete che sia peggiore il mondo di adesso, il futuro che si prospetta adesso rispetto a quello che avevamo noi? Sì, io in qualche misura sì. Prego, Massimo. No, io penso di sì. Io comunque, voglio dire, se guardiamo l'età di ognuno di noi, io appartengo a una generazione che pensava di prendersi il mondo, cioè non è proprio di toglierlo al mondo degli adulti e di prenderselo anche con la forza, insomma, cioè di conquistarlo. Quindi c'era una visione del futuro che era molto, molto, molto positiva. Quello che io ho notato, soprattutto facendo un ragionamento sull'Italia, è il tradimento dei padri nei confronti dei figli. Si è visto proprio nelle generazioni dei padri che hanno tradito i figli e hanno consegnato alla fine ai giovani un'Italia piuttosto malmessa. Però questo, se andiamo a vedere per esempio il periodo da prima della guerra ad oggi, secondo me, si vede in maniera molto chiara questa incapacità
degli adulti di fare un ragionamento positivo rispetto al paese. C'è stata la guerra, poi c'è stato anche il boom economico, poi gli anni 70, ma i padri, secondo me, hanno sempre tradito i figli. E credo che si possa rovesciare questo dato storico proprio se i giovani oggi prendono le distanze e arrivano a immaginare un mondo proprio. Patrizia, Torre, Pasquale, volete aggiungere qualcosa? Poi dipende anche dai dati, appunto, come diceva Massimo, dipende dal dato anagrafico. Io mi sono formata adolescente, anni 70-80, che comunque erano ancora reduci di una classificazione economica, cioè io ti sto dando il benessere, e il benessere è il valore. Perché? Perché vengo magari dalla guerra, mia madre è stata una profuga di guerra, quindi insomma, cioè, io vengo dalla guerra, ti sto dando il benessere economico e la costruzione di tante case, di tanta materia, no? E questo era, però già allora, io ricordo benissimo, non mi stava mica tanto bene, non mi stava bene, perché il tradimento è comunque anche funzionale alla crescita. Se io non tradisco questo bel pacco dono di valori prestabiliti di chi mi ha preceduto, io non cresco. Quindi adesso c'è una situazione peggiore, secondo me, perché è una situazione di disgregazione oggettiva. Non c'è neanche il falso mito della costruzione, che non è mai innocente, no? E c'è proprio una disgregazione, quindi mi trovo d'accordo con Massimo. Insomma, adesso è peggio, secondo me. Adesso è peggio. Sì. Danilo Villani, che saluto, dice, ci chiamano boomers. È vero, siamo i boomers. Beh, sì. Siamo ingombranti, diciamo, certi versi. Siamo prima di tutto tanti e quindi occupiamo tanto spazio. Siamo invadenti. E chi dice che non è, che l'Italia non è un paese per vecchi, quindi che un po' ci vuole. Vabbè, ci, nel senso, sì, ovviamente c'è una contraddizione in questo, sì. Da una parte non è un paese per vecchi, dall'altra parte è un paese che invecchia tremendamente, quindi, e allo stesso tempo però non c'è lo spazio per i giovani, quindi sì. Che cavolo siamo riusciti a fare, esatto. Tutto questo? Cioè, un miracolo, una società complicata. Esatto. Non va per niente bene. No. Non va per niente bene, no. Questo è. Senti, e poi allora, c'è proprio un linguaggio comune da ristabilire, perché adesso una generazione, davvero la generazione dei millennials, parla un'altra lingua, sì. Si muove in un altro modo, interagisce in un altro modo, perché l'interazione nel Novecento è stata sempre quella, cioè vero. Si parlava, si scriveva sui giornali, c'erano pochi, adesso ci sono mille modi, mille format di comunicazione diversi e noi ci stiamo dietro molto relativamente, mentre un ragazzo ne ha e miglia avanti e si muove 100 volte più veloce. Una cosa che a me fa sempre impressione è pensare che quando avevo 15 anni, 17 anni, i quarantenni erano dei vecchi, e adesso che ho superato i 40 dico, ma quando mai? Però capisco che veramente gli adolescenti vivano il mondo degli adulti come veramente una cosa astratta, come un qualcosa di astratto nel quale non ci vogliono entrare. E non, come posso dire, non posso essere che d'accordo, diciamo, con loro per certi versi. È giusto che si cerchino poi una loro strada, un loro futuro. È un po', è sempre stato così, ma adesso forse ancora più di altre epoche, nel senso che purtroppo, senza tornare alla retorica di abbiamo fallito e gli abbiamo lasciato un mondo in situazione disastrosa, però è vero che sostanzialmente da una parte, come dice Pasquale, c'è un nuovo linguaggio e quindi probabilmente già dentro questo nuovo linguaggio ci sono delle nuove possibilità, perché
l'idea è quella effettivamente che questo mondo loro debbano veramente affrontarlo senza speranza, tornando alle nostre ragazze, se non quella di sopravvivere, cioè se non quella di costruirsi un giorno dopo un altro, senza avere degli orizzonti troppo ampi praticamente. Cosa che per noi non era, perché ha ragione Massimo, noi abbiamo vissuto, io vivevo al liceo in una scuola governata dagli studenti, noi cambiavamo il mondo, anche nella pratica sostanzialmente, ci riuscivamo, così non è più, così non è più. Anche ci credevamo, ci credevamo, ne eravamo profondamente convinti, ne eravamo profondamente convinti. Purtroppo la verità è che non è stato completamente così, bisogna vedere quello che i risultati positivi, non dico che non ci siano stati, però forse i negativi, anche perché diciamo ci sono sempre delle energie avverse, diciamole, che sono le stesse che affrontano pure queste ragazze in qualche modo. C'è sempre un potere che non ha interesse a farti modificare le cose. E anzi, il romanzo suggerisce e stimola temi, no? No, tantissimi, lo tantissimi. Questo tipo di dibattito è il dibattito che ci siamo fatti anche tra di noi, ragionando sul romanzo. A parte che già a parlare di romanzo, questo progetto ci ha costretto a tutti quanti a riconsiderare l'idea di romanzo, l'idea del personaggio, l'idea della trama. Abbiamo lavorato molto su questo, abbiamo discusso. Ma poi, parlando di queste ragazze, siamo arrivati comunque ad affrontare questi temi che comunque fa piacere che stimoli e suggerisca, no? Temi di carattere generale. In fondo la letteratura talvolta serve a questo. Ma infatti a me è piaciuto molto anche per quello, perché diciamo l'universo dell'adolescenza è molto difficile da comprendere. E così come magari gli adolescenti comprendono poco gli adulti, però hanno, come posso dire, l'adulto almeno si esprime maggiormente nelle proprie emozioni, nelle proprie idee. L'adolescente, ovviamente, essendo in quella, come dicevo prima, questa terra di mezzo, fa molta più fatica ad esprimersi, e quindi anche da parte dell'adulto ci deve essere una capacità, diciamo, di interpretazione anche dei loro pensieri, delle loro azioni. Poi ovviamente qui parliamo di ragazze che in realtà dalle famiglie sono scappate, quindi a maggior ragione, ricordando un po' quello che dicevi tu all'inizio, Massimo, Carlotto, il fatto che è un fenomeno che è in crescita, diciamo chiamiamola scomparsa, che poi non è solo scomparsa, è proprio un allontanamento volontario, quello dei ragazzi dalle famiglie per N motivi, che può essere la droga, incomprensioni familiari, violenze, cioè c'è tantissimo. Quindi il fatto che ci sia anche una particolare attenzione, anche attraverso i romanzi, anche attraverso questo romanzo, a delle problematiche di cui forse se ne parla ancora troppo poco, è bello, insomma, che comunque venga fuori un dibattito che va al di là poi della storia in se stessa. Ma i personaggi di cui parlate possono essere i nostri figli, possono essere le nostre figlie, voglio dire, le nostre sorelle, può essere davvero chiunque. Quindi mi piace poi quando trovo appunto questo tipo di romanzi dove dalla storia nascono poi questi dibattiti. E vorrei parlare ora, appunto, abbiamo parlato delle protagoniste, di queste adolescenti, parliamo dei poliziotti. Gli sbirri corrotti o disonesti si nascondono dietro i buoni risultati, e noi ne abbiamo così bisogno che alle volte evitiamo di andare oltre il semplice sospetto. Questo è un dialogo all'interno del romanzo. Protagonisti questi due poliziotti, il sovrintendente Cristoforo Marino e il vice commissario Giustina Rebellin, dai quali ci si dovrebbe sentire protetti, in realtà
è esattamente il contrario, cioè queste ragazze scappano anche da questi due personaggi. Allora, i poliziotti buoni e quelli cattivi sono sempre esistiti, ma pensate che oggi si riconoscano meglio o al contrario è sempre più complicato dividere il crimine dalla legalità? Vai Patrizia, Massimo, tutti, dai. No comment. No comment, siamo a questo livello. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Il mondo è cambiato anche nel mondo della, sì appunto, dalle forze dell'ordine. E la globalizzazione ha portato anche reati diversi, forme di corruzione diverse, criminali anche diversi. E quindi il giro dei soldi si è allargato ulteriormente. Quindi abbiamo a livello mondiale, ma in maniera netta a livello europeo, un problema di corruzione. E dopodiché, come molte volte è uscito nei processi, poi il corrotto si nascondesse dietro ottimi risultati è un dato di fatto. Se combini delle marachelle, cerchi di occultarle, dall'altra parte cerchi anche di fare carriera. Più carriera fai, più marachelle puoi combinare. Qui noi abbiamo affrontato un altro tema, no? Che è il tema del fatto che anche, voglio dire, Marino e soprattutto Rebellin sono due psicopatici. No? Psicopatici si possono annidare ovunque, anche nelle forze dell'ordine. Quindi raccontiamo questo, raccontiamo però la difficoltà di poliziotti altri, no? Che il loro mestiere lo fanno con grande, voglio dire, con grande onestà, e di dizione, che ovviamente hanno difficoltà a muoversi su questo territorio. Io credo che le cose siano molto più complesse di un tempo, perché viviamo in un mondo più complesso dal punto di vista criminale. C'è anche un'altra cosa che a me è piaciuta molto di questo libro bellissimo, vero? È che il male senza giustificazione, senza orpelli, senza sì, perché io poi da piccola ho mangiato la mela avvelenata e quindi no. E la parte buona, la parte sana della polizia, che per fortuna non è indenne dal dubbio, proprio perché è dubbiosa, non riesce a riconoscere per tempo questo tipo di caratteristica dello psicopatico che descriveva Massimo Carlotto. Perché c'è distanza, eh? C'è una distanza terribile, come se fossero dei mondi separati. Alcune sono patologie cliniche, queste cose. Alcune patologie cliniche deformano a tal punto i comportamenti, i gesti. E mi è piaciuto molto che non siamo andati a cercare il cavillo, l'alibi, come posso. La pezza d'appoggio per l'azione malvagia è spiattellata lì, ecco. Sì, semmai, ecco, il discorso è legato al fatto, e ne assistiamo talvolta a queste manifestazioni, quando lo psicopatico può esercitare un potere anche istituzionale, nel senso. Il che lo rende ancora più pericoloso e ancora più minaccioso e inquietante. Questa è quindi anche la chiave del romanzo. Esercita un potere. Sì, dimmi, Pasquale. Ma poi gli psicopatici sono bravissimi a fingere di provare emozioni che non provano, esatto. A fingere un'empatia che non hanno. Quindi sono abituati a mescolarsi agli altri, essendo completamente diversi, il loro modo di pensare è diverso, il loro modo di agire e di reagire alle situazioni è completamente diverso. Quindi una poliziotta abituata a quello, è chiaro che sia anche una brava poliziotta, nel caso del Rebellin o nel caso di Cristoforo Marino, che ottenga risultati, ma che allo stesso tempo sia un mostro assoluto. C'è anche poi questa negazione da parte dei colleghi, perché questo mi è capitato di interpretarlo all'interno del vostro romanzo,
E ho visto ultimamente anche alcune serie TV dove, diciamo, un po' la tematica era simile, e c'è anche proprio una negazione da parte dei, diciamo, dei colleghi buoni, tra virgolette, anche se, ripeto, non esistono buoni o cattivi, però del fatto che loro colleghi possano aver commesso degli atti così violenti, così brutali, o comunque che non, diciamo, possano nascondersi dietro la facciata, appunto, della legalità per condurre poi i loro affari, insomma. Quindi c'è anche questo aspetto di, chiamiamolo, una forma di protezione, ecco, tra di loro, che impedisce poi di vedere quella che è la realtà dei fatti, impedisce di questo filtro che ti impedisce di riconoscere il male anche se ti si pone davanti. E sì, quello poi torna. E se ci pensi, no? Sì. Che fanno fatica a conoscere certe. Sì, lì è un discorso collettivo, però il meccanismo, secondo me, è molto simile. Il fatto di proteggersi è un meccanismo molto naturale. Tra l'altro parliamo anche comunque di, solo un accenno, del fatto che c'è anche una criminalità minorile, nel senso che, ok, abbiamo parlato dei poliziotti cattivi, c'è anche una sorta, chiamiamola, di leggerezza, anche se voi parlate di assenza di piena responsabilità nei casi di crimini minorili. E quindi si tende a pensare che per il fatto che magari il crimine venga commesso da minori ci sia una responsabilità inferiore rispetto all'atto che è stato commesso, come quasi a giustificare poi degli atti criminosi commessi dagli adolescenti. Ma secondo voi questo da che cosa dipende? Cioè, da una non piena consapevolezza, appunto, del fatto che si commette, da una leggerezza nel compierli, cioè una proprio mancanza di coscienza, non so come spiegarlo, da parte degli adolescenti, dei minori? Cioè, vi faccio l'esempio, tipo, anche sentivo ultimamente al telegiornale di questo ragazzino a Milano che è stato arrestato, non so, tipo 10-14 volte, com'è che si chiama, Bilal, un nome del genere, dove ha rapinato, ha aggredito un ragazzino di 12 anni, che per la legge non può essere neanche incriminato, però lui continua imperterrito nel compiere questi atti. Poi lì c'è un discorso anche di immigrazione, ovviamente non era questo il punto, era più che altro arrivare a una fascia di età in cui probabilmente non c'è la piena consapevolezza, la piena coscienza di quello che si commette. Posso? Fermo restando che la responsabilità individuale è prevista anche dal codice penale, non è che la responsabilità individuale è assente rispetto ai crimini commessi da minore, perché sennò non ci sarebbero gli istituti penali minorili. Credo che nei confronti dei minori non si possa dire, soprattutto per quanto riguarda le nostre ragazze, che ci sia un atto, per tutti non si può dire, ma soprattutto per i minori, non si può dire che la totalità della persona è implicata in quel delitto. Il delitto è una parte e quasi sempre non si sana con la coercizione. Sì, scusami, poi vi lascio rispondere. Questo lo penso. Poi è chiaro che la società deve difendersi. Ma quello è un altro discorso. Più dal punto di vista dei ragazzi, non tanto dal punto di vista degli adulti, cioè loro che lo commettono l'atto criminoso. Ne sono consapevoli.
Ecco, voglio dire, ne sono consapevoli, ne sono pienamente consapevoli. Allora non avevo capito, non avevo capito la domanda. No, ma io mi sono incazzata, non ti preoccupare. Non avevo capito la domanda. Loro sono consapevoli. Ci fu il periodo del crack, ci fu un periodo in cui, che era una droga molto a buon mercato, no? Ci fu, durante gli anni, fine anni 90, se non sbaglio, ci fu un proliferare di crack per le strade di alcuni quartieri, e i crimini, sia per procurarselo, ma anche semplicemente per delinquere, per far soldi, aumentarono in maniera vertiginosa. Questo molti della microcriminalità, troppe R, agiscono per esempio con sotto l'effetto di droghe sintetiche, quindi questo può essere interessante in relazione a quello che dici, perché c'è comunque una perdita di coscienza, quindi c'è bisogno, cioè è prevista proprio, quasi è prevista, quasi dalla ricetta comportamentale, una perdita di coscienza. Però io non credo che si possa mai generalizzare, perché poi ci sono tantissimi casi diversi. Le nostre ragazze invece, che conosco bene, che conosciamo bene, affrontano la devianza sotto altri parametri. Assolutamente. Sotto altri parametri. Il mondo le induce ad avere una loro etica diversa, a reagire in modo diverso, perché i punti fermi non ci sono più. Quindi anche i punti fermi della legalità per loro sono molto sfumati, perché ci sono i punti fermi della sopravvivenza che in quel momento. Esattamente, loro hanno un istinto di sopravvivenza poi. A volte la devianza è anche scappare dalla regola ingiusta, facendo un esempio un po' banalotto, insomma, il nazismo era un'istituzione, non è che era, cioè non era una corrente di pensiero trasgressiva, e chi si opponeva, quindi a volte, per esempio, faccio un esempio con la criminalità organizzata, il sistema è un sistema che noi giudichiamo di disvalore. Ma per chi incomincia, per chi nasce in una determinata realtà, quello è il sistema di valore. Quindi ho detto una grossissima banalità, perdonatemi. Assolutamente. Meno male che il libro è bellissimo, perché se no. C'è anche proprio una ricerca che si vede nelle bande criminali giovanili anche a Milano, che si vedono per strada, le vedono nel mio quartiere, sono ragazzini che cominciano e provano, magari fanno il furto al supermercato, fanno il furto nel bar, cioè piccole cose, sono ragazzi di 13, 14, 15 anni. In qualche modo per loro è una ricerca, cioè provano per vedere come riescono a imparare, come riescono ad affermarsi in una maniera sbagliata e come il gruppo li tutela rispetto a questa cosa qua. E come cresce la loro reputazione nel gruppo facendo piccoli atti criminali, di cui si vantano, quindi c'è proprio una deriva completamente sballata, che però alimenta grossi gruppi di giovani, giovanissimi, italiani e non italiani, nelle nostre città, insomma, nella nostra società. Comunque c'è sempre una forma di consapevolezza, anche nella trasgressione, comunque sai che stai trasgredendo la regola, comunque la consapevolezza c'è, questi sono ragazzi spesso che sono capaci di intendere e di volere perfettamente, se non quando appunto perdono una parte della propria coscienza, come poi succede magari anche ai soldati in guerra che devono ammazzare e li riempiono di sostanze che gli fanno perdere, diciamo, la consapevolezza dell'atto che stanno commettendo, anzi magari le fomentano pure. La consapevolezza c'è, però dipende anche da quello a cui la consapevolezza ti deve portare, come giustamente diceva Patrizia, talvolta la regola senti che deve essere trasgredita. Mo non voglio tornare boomers, ma in quegli anni c'era l'esproprio proletario che si verificava, diciamo, in certe situazioni, e che era una cosa che non, per la legge non andava bene, ma da un punto di vista, diciamo, ideologico aveva una sua giustificazione e quindi veniva in alcune occasioni perpetrato, quindi non veniva sentito, ma la coscienza del fatto che stavi facendo una cosa contro le regole era
assolutamente dentro le persone che facevano questo, quindi la coscienza c'è, non è, tranne ovviamente i casi poi sono, possono essere diversi, le persone sono diverse, le origini diverse, ci possono anche essere persone meno consapevoli in assoluto della propria vita, ci sono casi anche di persone che fanno cose di cui non sono perfettamente consapevoli, ma lì entriamo anche in un altro territorio sostanzialmente. Beh, comunque l'idea anche di gruppo di cui parlava Pasquale, gruppi criminali, in questo caso il gruppo delle ragazze consente loro di essere unite e di considerarsi quasi un'unica unità, e quindi la loro forza è proprio quella di essere un qualcosa di unico che gli permette di avere una forza e una potenza tale da non solo da fuggire, insomma, ma anche di avere una loro identità, di ritrovare anche una loro identità, se mi permettete. Se la formano nel gruppo, l'identità, se la formano all'interno di questo gruppo, che però è quello che è sempre più o meno accaduto, perché poi è nella relazione con gli altri che vivono più o meno la tua condizione che tu ti formi e ti confronti e la tua identità poi alla fine può emergere con più definizione. Quindi sì, loro sentono la necessità di questo gruppo di persone che stanno affrontando sostanzialmente le stesse cose, provenendo da cose tutte diverse però. Esatto. Allora, prima poi di lasciarvi ai vari commenti che vi volevo riportare, di tutti quelli che sono tantissimi collegati, ho una domanda per ciascuno di voi, una domanda diversa, l'ho studiata apposta, quindi seguitemi nelle mie marzullate, io ogni tanto le chiamo perché delle volte non le capisco io, quindi spero almeno le capiate voi. Allora, vabbè, poi te le spieghiamo, non ti preoccupare. Allora, parto con Patrizia Rinaldi. Allora, intanto tu attraverso i tuoi libri, alcuni dei tuoi libri ovviamente, parli ai ragazzi, in questo caso parli dei ragazzi, e tu hai creato un personaggio, Blanca, in cui dicesti in un'intervista che Blanca rappresenta tutte le persone che hanno delle mancanze. Allora, ti chiedo, anche queste ragazze a loro modo hanno delle mancanze, forse però gli ipovedenti in questo libro sono più gli adulti. Cosa ne pensi? Sì, gli ipovedenti sono gli adulti e... No, non sono neanche ipovedenti, sono persone che non vogliono vedere, non che non possono vedere. Certamente. Non vogliono vedere quello che la denuncia nel privato, ognuna ovviamente senza dire nulla, no? Però nel privato ognuna di queste ragazze sta effettuando con questa fuga e anche quando era nell'ambiente familiare, sta facendo una denuncia. Ma gli adulti di riferimento di queste ragazze hanno girato la testa, quindi non hanno voluto vedere. Ok, superata la prova. Hanno fatto anche peggio. Sì, molto peggio, vabbè, non posso dire niente. Esatto, non posso dire troppo. Perché la più pericolosa sono proprio io, quindi devo stare al posto mio, zitta. Allora, passiamo a Massimo. Allora, hai pubblicato 3 romanzi noir, Chi ha paura di Pulcinella, Uccidete Pulcinella, La giustizia di Pulcinella, con E.O. tra l'altro, e poi La Dora dei miei sogni con Giulio Perrone. Allora, la domanda marzulliana è questa, sempre riferito ovviamente all'adolescenza, che è la tematica di questo romanzo. Riprendo i titoli dei tuoi romanzi e ti chiedo, chi ha paura dell'adolescenza? Chi la vorrebbe uccidere? Chi cerca giustizia nell'adolescenza e chi sogna ancora di esserlo? Vabbè, poi te la spiego la domanda che mi hai fatto. Chi ha paura dell'adolescenza? No, ha paura chi ha paura di andare in una direzione diversa da quella consueta, perché l'adolescenza può essere pericolosa, nel senso può determinare delle mutazioni che sono non dentro
un canone, l'adolescenza di per sé è un magma che può prendere una forma piuttosto che un'altra, e quindi lascia anche i genitori in genere si trovano di fronte a delle persone che dicono: questo che mi diventerà, sostanzialmente, e quindi hanno paura che possa diventare una cosa che non gli piace, sostanzialmente, che è un rischio reale. Quindi poi dopo magari il pericolo si risolve, però non sempre. Questo, okay. quindi in chi questo vorrebbe senso, uccidere, chi cerca giustizia, chi sogna di esserlo, vabbè, di quello che insomma... Sempre per lo stesso motivo, più o meno, insomma, chi la vuole uccidere, chi ne ha paura, è sempre lo stesso il legame, cioè chi non vuole accettare delle cose che diciamo, sono fuori controllo potenzialmente, che quindi non sono gestibili, quindi questo è sicuramente il desiderio inconscio di chi ha paura di queste cose, è quello di eliminarle, così si risolve il problema. Si risolve sempre così. Si risolve sempre così. Eliminando in qualche modo. E quindi okay. Poi invece c'è anche la possibilità di sognare l'adolescenza, perché noi adesso ne parliamo, però diciamoci la verità, è anche un periodo complesso, ma per certi versi mitico. Cioè è lì che si formano tante, esatto, tutta una serie di cose che ancora ci appartengono, esatto, e che noi sappiamo che sono costituenti di quello che siamo, ci è stato detto, e che senza quel periodo non saremmo queste persone, sicuramente. Sono sicura. Massimo Carlotto. Allora, mi piace trovare similitudini tra i romanzi, faccio riferimento al tuo precedente, Il francese, perché in un'intervista mi parlasti di corpi socialmente usati, una grandissima tragedia che non sfiora nessuno. Allora ti chiedo, si può parlare in questo libro di gioventù socialmente usata? È un danno sociale non prendersi cura delle vite tenere più maltrattate? Beh, da questo punto di vista la gioventù è una gioventù di consumatori, per cui ha già un uso sociale dal punto di vista economico. No? L'economia dedica un'attenzione spasmodica ai giovani, poi invece non dedica loro, voglio dire, il mondo degli adulti, attenzione su cose veramente più importanti. Ai miei tempi si fuggiva di casa per protestare contro un mondo degli adulti che rappresentava il sistema. Si fuggiva perché ti ritrovavi con altri giovani. Io ricordo che ai miei tempi c'erano le piazze e potevi scappare da Padova, andare in Spagna e in una piazza trovavi altri giovani come te, no, e vivevi delle esperienze collettive. Oggi i giovani che fuggono, gli adolescenti che fuggono per tutt'altri motivi, fuggono da situazioni molto più difficili, molto, molto più complesse. Cioè quando non sono consumatori diventano un problema. E questo secondo me è una cosa che in qualche modo va detta e va chiarita. Pasquale Ruiu, allora sempre per cercare similitudini tra i romanzi, il tuo personaggio Franco Zanna, anche il tuo fotoreporter è un uomo in fuga, il padrone della sua vita è il nero, una sorta di inferno personale che non lo abbandona mai e che chiede vendetta per il torto che ha subito tanti anni prima. Anche queste ragazze, secondo te, hanno come loro padrone il nero o portano con loro un senso di riscatto che poi le salverà? Riscatto ovviamente personale, senza entrare poi ovviamente nella trama del libro, parlo proprio di caratterialmente, insomma, della loro fase adolescenziale. Diciamo che poi, fatte salve le differenze tra le ragazze, loro hanno questo senso di riscatto e ribellione insieme, cioè una voglia di ribellione. Spesso oggi loro fanno degli atti, cioè che sono atti anche devianti, ma ci sono dei ragazzi che oggi scappano nella loro camera, diventano i kikomori come i giapponesi, si piazzano davanti al computer, e quella è la loro fuga dalla realtà. Non parlano, non interagiscono, se no al minimo indispensabile con i genitori, con il resto del mondo, con la scuola, e vivono una fuga dentro se stessi.
in qualche modo le ragazze invece agiscono, hanno una meta, hanno una strada da fare, hanno dei problemi da risolvere, ma non si chiudono, si aprono al gruppo e in questo modo, secondo me, cercano un riscatto. C'è una grande voglia di riscatto che le spinge, quindi sì, direi assolutamente di sì. Mancano proprio 5 minuti e vi riporto domande o commenti. Partirei dall'ultima di Giuliana Marelli. Per quanto tempo seguiamo queste ragazze? Se volete rispondere uno di voi, però non, diciamo, il tempo è... Il tempo narrativo. Sì, il tempo narrativo, esatto. È un tempo lunghissimo e breve, ma lunghissimo per certi versi. Esatto, esatto. Tanto. Maria Teresa Torti dice: più il sistema è iniquo, ingiusto, oppressivo, più la devianza aumenta. Anche le donne nei secoli sono state considerate deviate, streghe, isteriche, per dire. Insomma. Grande verità. Vero, benissimo. Sì. Proprio così. Bello questo commento di Diamila. Ah. Diamila, l'adolescente è un giallo in sé, è verissimo. Bellissimo. Bello. Giordano Vezzani, oggi sono i giovani o i vecchi a soffrire della sindrome di Peter Pan? Lì è una bella domanda. Si sono i vecchi, va. Esther Alfarano, purtroppo i nostri ragazzi hanno ereditato un ventennio di individualismo sfrenato. Insomma, sì, tanti, questo sì, questo sì. Tanti saluti, anche di più, anche di più. Mauro Bossi, la comunicazione è velocissima, ma è ridotta all'osso e pressoché è svuotata di contenuti, quindi anche questo è verissimo. Questa è una verità, sicuramente. Sono delle bellissime osservazioni. Assolutamente. Sì. Io non vi voglio rubare altro tempo, l'ora è praticamente volata, vi ho fatto vedere i fogli prima, avrei avuto ancora un sacco di domande da farvi. Io non posso che chiedervi, ovviamente, se avremo occasione di rivedere queste ragazze, intanto, se ci sarà, insomma, un seguito, ma cosa che io devo dire, faccio sempre un po' fatica, perché a me piace promuovere il libro che è in uscita, poi nel futuro ovviamente ci spero, però fare questa domanda sempre se ci sarà, io dico siamo con questo e vogliamo leggerlo tutti, però se vi va di dire qualcosa, se avete dei progetti anche legati a questo libro, anticipo che sarete a Book City, poi è uscito proprio oggi il programma, quindi se non ho visto male correggetemi, perché io emozionatissima, quindi mi sembra di aver visto anche il vostro libro prima che dica stupidata. Ecco, è uscito proprio oggi il programma di Book City, quindi adesso il giorno francamente non l'ho ancora visto, però insomma se avete qualche cosa da aggiungere. Non lo so, è escluso che ci siano degli sviluppi di forme narrative altre rispetto a questo progetto. Noi piace pensare i progetti anche in questo modo. E poi, non lo so, adesso non posso rispondere perché sennò un po' spoileriamo rispetto al romanzo. No, direi che... assolutamente no, se lo devono leggere i nostri lettori, non dobbiamo anticipare nulla. Appunto. Quindi io vi dico, io vi ringrazio davvero tanto perché è un libro che pone insomma tante domande, ma anche se uno non se le pone è proprio bella la storia in sé, questa avventura di queste ragazze, il loro viaggio, che è sì una fuga, ma è anche un viaggio attraverso l'Italia, ma anche attraverso loro stesse, quindi è anche una ricerca di loro stesse. Io, ripeto, vi faccio i miei complimenti, spero di poterveli fare presto anche di persona. Magari. Molto magari. Volentieri, e quindi inizio con ringraziare Patrizia Rinaldi. Grazie a te, a voi. Massimo Torre. Grazie, Massimo Carlotto. Cecilia. Grazie. Pasquale Ruiu. Grazie. Vi ringrazio ancora di cuore. Harper Collins, Youthless, Fiori di Strada. Vi aspetta da domani, precipitatevi nelle librerie.
Grazie a tutti di aver partecipato. Alla prossima. Grazie. Ciao. 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 Ciao.